domenica e bentornati all'appuntamento con i nostri racconti di gusto. Oggi vi saluto da Morro d'Oro, piccolo comune in provincia di Teramo. Questo paesino, sito a cavallo delle vallate del Tordino e del Vomano, vanta un'ubicazione davvero strategica, dista solo 12 km dalla costa e 40 km dalla montagna. Dal paese si gode di un ampio panorama che si estende dall'Adriatico alla valle del Vomano fino alle maestose vette del Gran Sasso. Il toponimo deriva da murra, ossia mucchio di pietre, e la prima menzione del paese come Murro risale all'XI secolo, mentre il nome attuale fu assunto soltanto dopo l'unità d'Italia. Ma noi siamo a Morro d'Oro per conoscere uno di quei prodotti che più caratterizzano l'Abruzzo ed è per questo che ci stiamo dirigendo presso il frantoio Montecchia. Vi racconto come è iniziato tutto. Allora, io nasco da una famiglia contadina. All'inizio dicevo, quando ero bambino, dicevo purtroppo, dopo ho iniziato a dire per fortuna. L'altro ieri, nell'85, sono entrato in un frantoio come collaboratore. Nel 90 sono diventato socio. Nel 96 io vengo da una scuola, da una scuola meccanica. Nel 96 la mia passione mi ha spinto a rimodernare, a portare nuova tecnologia in frantoio. E appunto nel 96 abbiamo installato il primo frantoio a ciclo continuo. È stato sicuramente un trauma per i clienti in particolar modo, che dal tradizionale si passava al continuo. È stata una bella battaglia, via. E subito dopo molti hanno accettato, hanno recepito, e la cosa più bella è che i clienti finali hanno accettato questo cambiamento, perché hanno visto la differenza dell'olio, ovviamente. E quindi siamo andati avanti fino al 2006 con questo impianto. Nel 2007 abbiamo messo un impianto un po' più grande, tecnologia nuova, siamo passati da un tre fasi a un due fasi, e sempre appunto per avere un prodotto di qualità. Nel 2019 abbiamo cambiato macchine, appunto sempre con nuova tecnologia, sempre per aumentare, sempre per migliorare la qualità dell'olio. Il nostro obiettivo è stato sempre quello, appunto, di migliorare la qualità dell'olio e di arrivare, penso, non ci fermeremo sicuramente, perché vogliamo camminare insieme alla tecnologia, e quindi stiamo già pensando a un futuro prossimo di tecnologico. Il mio primo ricordo in azienda riguarda
sicuramente le attività di manutenzione, anche quella ordinaria dell'impianto e di tutte le macchine e macchinari che girano intorno all'attività del frantoio. Tornato da scuola, fatti i compiti in maniera rapidissima, andavo in frantoio per partecipare in qualche modo, per essere partecipe alle attività di appunto smontaggio e manutenzione delle macchine. Questo ha determinato sicuramente in parte quello che è oggi la mia professione, mi ha guidato nella scelta degli studi ingegneristici e mi ha portato ad essere sicuramente quello che sono, sicuramente ecco, interessato a quei processi, interessato ad ottimizzarli e soprattutto a renderli sempre più piacevoli per gli operatori, sicuri, efficienti, e quindi migliorare anche la vita nostra e dei nostri collaboratori, che poi sono la parte più importante della nostra attività. Siamo infatti circondati da ragazzi e ragazze geniali che sanno fare benissimo il loro mestiere e sono disposti a impararlo e a migliorare. Io quindi sono prima di tutto onorato a poter collaborare con loro. Soprattutto mi impegno, quello che faccio quotidianamente in azienda è cercare di coordinare e ottimizzare le loro interazioni con me, appunto tra di loro, tra i vari dipartimenti aziendali, per far sì che si lavori bene, che si mantenga un clima positivo e all'interno dell'azienda. Quando io ero piccola, i miei genitori avevano un vivaio, quindi i miei primi ricordi sono tra le piante, tra i fiori. E poi io sono nata il 3 ottobre, quindi in piena campagna di molitura. Quindi tutti i miei compleanni sono stati e sono tuttora in frantoio. Quindi festeggio il mio compleanno con l'olio zero, con l'olio nuovo e con tutti i ragazzi che lavorano con noi. Quindi io ho un rapporto viscerale con questa azienda, proprio un imprinting dalla nascita. Vi racconto la mia giornata. Sveglia non si può dire, perché il frantoiano si deve alzare presto, quindi solitamente 6, 5 e mezza. Adesso non faccio il giro nell'orto perché è buio, mentre d'estate, ma ci tengo a dire perché la mia prima fermata non è il caffè ma è l'orto, quindi la prima colazione la faccio nell'orto, colazione tra parentesi. Adesso invece vado direttamente in frantoio, dove se non stiamo facendo turni di notte vado ad accendere le macchine, preparo per quando appunto arrivano gli altri ragazzi collaboratori per iniziare la molitura. E poi tutto il giorno si combatte in mezzo
agli ulivi per andare alla ricerca o per mettere insieme le produzioni, per vedere quale è le olive migliori da raccogliere, quelle mature, quelle che devono stare, per poi fare le miscele, eccetera. Cosa mi piace di più del mio lavoro? Devo essere sincero, l'innovazione, la tecnologia. Come ho detto, io vengo da una scuola meccanica, ci piace, abbiamo la meccanica dentro, mio figlio continua con la meccanica, ovviamente come passione. E quindi a portare sempre più tecnologia nuova, perché si è capito che la tecnologia porta solo qualità. Possiamo vedere dove la tecnologia ha portato, ha peggiorato la qualità, sicuramente in nessun settore, e giustamente, sicuramente anche nel nostro settore porta migliorie. Quanto è importante il territorio per il nostro lavoro? È fondamentale perché lo dobbiamo intanto salvaguardare. Voglio ricordare che la nostra azienda è tutta in biologico, quindi cerchiamo prima di tutto di salvaguardare l'ambiente, e quindi il territorio va salvaguardato, va custodito, ed è quello appunto che facciamo tutti i giorni. Questo è la passione che mi porta. Noi siamo quasi tutti, non dico, cioè noi siamo quasi vegetariani, quindi l'orto per noi è fondamentale, infatti è quello che tutti i giorni cerco di consigliare anche a chi ha il piccolo giardino dietro casa, e invece di mettere la magnolia o la palma, che magari ci porta il punteruolo, mettere 20 piante di pomodoro e 10 di peperone o 4 zucchine invece di, appunto. Però questa è una battaglia che porto avanti da anni, molto probabilmente ce la faremo. E quindi l'orto per noi è fondamentale, infatti cerchiamo di anche la disposizione, anche la forma di la disposizione appunto delle piante, perché per noi noi lo viviamo l'orto, e spesso ceniamo dentro all'orto, e quindi ecco perché abbiamo voluto creare abbiamo dato questa forma circolare, perché vogliamo avere l'orto intorno mentre mangiamo. Io vivo nella natura, quindi difficilmente mi si vede, anzi non mi si vede in un bar, mi dispiace per... però vivo nella natura, io sto continuamente in mezzo alle mie piante, agli uliveti, ai frutteti. Abbiamo piante da frutta che ci danno frutta non dico dal primo gennaio, ma da marzo, da aprile fino a dicembre. Abbiamo tante varietà antiche, ho la passione dell'innesto, e quindi vado sempre a caccia di vecchie piante, di vecchie varietà, per poi reinnestarle nel nostro frutteto. Chi mi aiuta? Intanto è un percorso che abbiamo fatto insieme a mio fratello da sempre. E adesso, per fortuna, sono contento, i miei figli si stanno avvicinando, si sono avvicinati, e quindi condividiamo i lavori, le passioni, tutti i giorni insieme.
Mi sento dire che il Frantoio oggi è un polo culturale, è un centro in cui ogni giorno ci ritroviamo con tante persone, con tanti esperti, con tanti tecnici, ma anche artisti, perché poi ognuno apporta la sua, il suo brio, la sua fantasia, ci sono sempre tante idee, e quindi lavoriamo sempre in un contesto molto, molto vivo. Oggi inoltre si parla tanto di evoturismo, no? Il turismo dell'olio, per cui cerchiamo anche di accogliere tutti coloro che vogliono avere un rapporto un po' più intenso con questo mondo, perché non c'è solo il prodotto finito, non c'è solo l'olio che poi portiamo a tavola, ma c'è tutto il mondo dietro. Quindi invitiamo tutti proprio a venire in azienda per stare a contatto con gli ulivi, per stare nell'orto e fare le degustazioni nell'orto, per sentire un po' tutte le sensazioni addosso che la natura ci regala. E infatti di solito quando creiamo qualche evento, quando inventiamo un evento, partiamo sempre dal rapporto e dalle sensazioni del corpo. Infatti le nostre degustazioni sono sempre anticipate, preparate da una seduta di yoga. Quindi ci mettiamo in contatto col corpo, con le sensazioni, perché poi nella degustazione non facciamo altro che esplorare i sensi, quindi usiamo il gusto, l'olfatto, e quindi diventa un'esperienza a 360 gradi. Come l'annata 2022-2023? Purtroppo non bella a livello di quantità. Nel teramano sicuramente abbiamo un 60% in meno di produzione. Produzione calata per mille motivi che forse neanche li sappiamo tutti, molto probabilmente per il freddo tardivo di primavera, per poi la siccità estiva, e quindi molte concause sicuramente hanno portato a questo calo della produzione. Ma sicuramente ce la faremo, divideremo invece di 100, di 30 grammi, come dice la medicina, a persona al giorno, ne mangeremo 20. Non l'ho deciso di continuare a stare in questa azienda, proprio penso sia stato naturale. E quindi la mia formazione universitaria è stata naturale, cioè io mi sono laureata in nutrizione, sono una dietista specializzata in alimentazione e nutrizione umana, e penso che questa scelta sia davvero stata naturale nel mio percorso. Quindi mi sono ritrovata in azienda a parlare di cibo, come parlo di cibo in ambulatorio, ma senza parlare di clinica, ma semplicemente di natura, di stile alimentare. E poi l'olio, fortunatamente, è un alimento, è l'alimento principe della dieta mediterranea, per cui mi viene facile, no, parlare bene di un prodotto così.
L'olio ha un valore intrinseco, non c'è bisogno di fronzoli, non c'è bisogno di packaging dorati. L'olio ha un valore grande, per cui tutto quello che diciamo è forse ridondante. L'olio non a caso è stato definito nutraceutico, no? A metà tra alimento e farmaco, per cui tutte le proprietà dell'olio le dobbiamo così passare al consumatore, e quindi quando però parliamo di un prodotto che fa bene dobbiamo dire che fa bene un prodotto fatto bene, per cui qui ci viene incontro la tecnologia alimentare, l'innovazione, la scienza in cui crediamo tanto e la mia famiglia crede tanto, e quindi cerchiamo di fare sempre meglio per avere un prodotto che realmente fa bene, quindi un prodotto che è un succo di frutta. Quanto olio dobbiamo consumare? Questa è una bella domanda. In realtà dipende, perché ognuno di noi ha un fabbisogno diverso. E come tutto deve essere dosato in base allo stile di vita di una persona, in base alla costituzione di una persona. L'olio è un grasso, per cui come tutti gli altri macronutrienti va dosato in base alla dieta di ognuno di noi. Di certo però dobbiamo un po' spostarci dalla visione caloricentrica, si può dire così, quindi non dobbiamo più ragionare sempre solo per calorie, oppure da questa grassofobia, dobbiamo liberarci un po' da questa grassofobia, perché non esistono solo le calorie, non esiste solo il conteggio, no? Un po' le vecchie diete degli anni 80 erano questo, fare i calcoli. In realtà dobbiamo guardare all'olio come un alimento che è molto di più di una caloria. L'olio è, oltre alla parte grassa, appunto, quindi oltre alla parte dei trigliceridi, che poi anche qua la parte grassa dell'olio ha un elemento fondamentale che è l'acido oleico, che è un acido grasso importantissimo per il nostro corpo, perché ha un'azione sulla ha proprietà protettive sul sistema cardiovascolare, sui neuroni, e poi però oltre alla parte grassa c'è una piccolissima percentuale che è tanto altro, quindi ci sono piccolissime molecole protettive, quindi dallo squalene che è un potente antitumorale, alla vitamina E, e poi a tutto il mondo dei polifenoli, che sono delle sostanze potentissime che si trovano in natura, nelle piante soprattutto, e soprattutto per esempio l'oleuropeina, che è quella sostanza molto amara che è presente nelle foglie, che è presente nella drupa e che poi quindi ritroviamo nell'olio, se sappiamo fare l'olio bene, se non lo roviniamo. L'oleuropeina è una sostanza molto protettiva, che ha tantissime proprietà, quindi l'olio va consumato proprio per questa piccola percentuale di sostanze potenti. È un prodotto antinfiammatorio, ha una potente azione antinfiammatoria. Per esempio l'olio cantale è una molecola che è stata scoperta perché è simile all'ibuprofene, che appunto è una molecola antinfiammatoria, e quindi ha delle proprietà fondamentali sul nostro corpo, anti-invecchiamento, antitumorale, antiradicali liberi. E in più l'olio è un fondamentale veicolo per tutte le vitamine liposolubili, cioè quelle vitamine che si sciolgono, tra virgolette, nel grasso, per cui non assorbiamo determinate vitamine se non c'è l'olio. Quindi non è molto corretto non condire, no? Queste diete che hanno sempre poco olio, non è molto corretto. Facciamo l'esempio del licopene, facciamo l'esempio dei caroteni, si assorbono molto meglio se c'è il veicolo olio. Poi non dimentichiamoci che l'olio ha una proprietà importante anche sulla glicemia, quindi tende un po' ad abbassare l'indice glicemico del piatto, a normalizzare i livelli di glicemia, a dare questa euglicemia. E
poi è fondamentale anche a livello intestinale, gastrico, lenitivo, a livello gastroenterico. Quindi l'olio ha veramente tantissime proprietà, per cui ridurlo a grasso e ridurlo a caloria è veramente un peccato. Anche dal punto di vista della sostenibilità si sta lavorando tanto in questi giorni, io spero che lo stiano facendo in tanti. È un tema molto importante, mio padre prima ha parlato dell'importanza e della quasi totale fede che lui ha avuto nella tecnologia nel corso degli anni. Chiaramente oggi bisogna avere anche un po' di spirito critico nel momento in cui si valuta una tecnologia e la sua bontà dal punto di vista ambientale. Quindi quello che bisogna fare è fare, appunto, è diventare consapevoli di quello che si sta producendo, di come lo si sta facendo e quindi di che impatto si ha sul territorio e sull'ambiente. Noi per far fronte e per cercare di essere sempre più sostenibili, diventare totalmente sostenibili ovviamente è un sogno, è un obiettivo che ha bisogno di tempo e non è un'operazione che si riesce a compiere dall'oggi al domani, ma con delle piccole migliorie si riesce. Noi siamo riusciti a diventare, ad avere un bilancio energetico positivo annuale grazie al nostro impianto fotovoltaico e grazie al riutilizzo dei sottoprodotti della lavorazione dell'ulivo. Fino a qualche decennio fa erano degli scarti, oggi sono dei preziosissimi elementi. Infatti il nocciolino viene utilizzato e copre il fabbisogno energetico termico del frantoio, viene utilizzato come combustibile per la produzione di energia termica, e la sansa, altro sottoprodotto molto importante che oggi viene valorizzato grazie ai locali gassificatori e quindi per la produzione di biogas. Avete trovato il frantoio in una veste un po' inusuale per essere il 10 ottobre, però noi facciamo parte del movimento Turismo dell'Olio e quindi accogliamo gruppi, ospiti, turisti per fare un'esperienza in frantoio. Oggi abbiamo ospitato un gruppo di donne, sono venute da Filadelfia, e hanno fatto un laboratorio in cucina, abbiamo fatto della pasta fatta in casa, che poi assaggeremo con i ceci, e le olive ascolane, le olive ripiene. Questa è una tipicità di Ascoli Piceno, ma l'abbiamo adottata in quanto noi produciamo questa varietà. E hanno poi raccolto le olive, hanno raccolto un tortiglione che è l'emblema un po' del nostro frantoio, che è situato proprio qui davanti. E hanno portato le olive direttamente alla frangitura e poi potranno assaggiare l'olio appena fatto. E questo è anche il frantoio Montecchia, accoglienza, turismo e enogastronomia. Ciao a tutti, mi chiamo Mandy e vengo dal New Jersey negli Stati Uniti. Ho viaggiato insieme alle mie amiche di Filadelfia ed oggi ho vissuto un'esperienza davvero magica, trascorrendo del tempo in questa meravigliosa fattoria, vivendo il rito della raccolta delle olive.
dalla raccolta sulla pianta fino all'olio in bottiglia, trascorrendo del tempo insieme a questa bella famiglia ed imparando tutto sul processo produttivo. Sto scoprendo l'Italia attraverso questa esperienza e devo dire che qui è davvero fantastico. Abbiamo anche visto tutti gli altri prodotti di questa azienda meravigliosa. Ho adorato ogni singolo minuto trascorso qui. Cucinare insieme alla nonna poi in cucina, fare la pasta, pranzare immersa nella natura. È stata un'esperienza davvero autentica, magica direi. E come ogni domenica i nostri viaggi si concludono felicemente in cucina, perché è proprio in cucina che si continua a conoscere un territorio, e lo facciamo attraverso il gusto con una ricetta della nostra cuoca Elenia Alcantarini del ristorante Per Voglia di Castelbasso, che dedicherà un piatto ai nostri amici del Frantoio Montecchia. Ciao Elenia. Ciao Jennifer, buongiorno a tutti. Che bello ritrovarti anche in questo appuntamento. Grazie. Della domenica, ancora di più per scoprire questo piatto che tu hai dedicato a questa azienda, che è appunto il Frantoio Montecchia. Sì. Allora, che cosa prepariamo? Allora, qui oggi andiamo a preparare il pollo con i peperoni. Può sembrare semplice detto così, ma andremo a fare la coscia di pollo e sovraccoscia di pollo, mettendolo sotto vuoto, quindi poi massaggiandolo anche con dell'olio prima del tutto. Adesso ci ho detto l'esecuzione della ricetta. Benissimo. Beh, prima di cominciare lasciami dire che è una ricetta azzeccatissima, perché noi in questi appuntamenti settimanali cerchiamo sempre di raccontare il territorio, di conoscere i produttori che in qualche modo fanno anche la storia poi dei nostri luoghi, e allo stesso tempo di andare anche un po' a ripercorrere quelle che sono le tradizioni e i gusti attraverso ovviamente i sapori, e il pollo è una di quelle preparazioni che più appartiene alla nostra tradizione culinaria, ancora di più la domenica, perché è il piatto della domenica degli abruzzesi. Quando senti quei profumini tra le vie di qualunque città o paese abruzzese, ti rendi conto che è domenica, perché senti questo odore del pollo al forno. Quindi è una carne veramente importante per la nostra tradizione. Poi in abbinamento con i peperoni. Sì, è proprio la morte sua. Esatto, come si suol dire in Abruzzo, è la morte sua. Ovviamente noi in questo appuntamento vi daremo proprio le versioni professionali, e quindi andiamo a vedere come la nostra Elenia preparerà questo pollo, perché ci sono vari passaggi da seguire che lo renderanno come sempre una grandissima squisitezza. È comunque una carne che io apprezzo davvero moltissimo. Sì, anch'io, a me piace tantissimo comunque anche la carne bianca. Sì, poi molto versatile, sì. Piace tanto anche ai bambini. Sì, 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 ma poi si può usare in tantissimi modi. È vero. Allora, è vero. Intanto io qui mi sono anticipata un po' di lavoro, mi sono già pulita la mia, dissossata la mia coscia e sovraccoscia di pollo. Qui abbiamo quelle carcasse dove poi ho ricavato un fondo. Un fondo, ecco. Sì. In cucina non si butta via nulla, noi lo diciamo sempre, io continuerò a ribadirlo sempre e comunque. Quindi con le carcasse che normalmente andiamo a buttare, sì, possiamo sì, realizzare un fondo. Sì, quindi sì, facciamo sì. Come un leggero soffritto di... Un leggero soffritto, facciamo tostare le ossa con tutti gli odori, poi andiamo a sfumare, andiamo a prolungare la cottura facendo shock termico col ghiaccio. Facciamo ritirare, si fa raffreddare, si pulisce l'olio e poi si rifà ridurre di nuovo. Sì, è un po' lungo da preparare comunque. Sì, però ce ne possiamo anche dimenticare, sì, dal momento che lo buttiamo, sì, lì, che sul buttiamo fuoco. Lì sul fuoco. E questo poi ci consente di ottenere, sì, questo fondo qui, che altro non è
che un super concentrato di sapore. Sapori, sì. Cioè, andiamo a comprare il dado quando in realtà con le cose che buttiamo... Sì, possiamo ricavare benissimo sì. dei sapori autentici e assolutamente, belli, dobbiamo, pieni. Dobbiamo sì. tornare un po' secondo me su sì, questi sì. punti perché sono importantissimi. Allora, qui abbiamo sì. quindi abbiamo detto la sovraccoscia. La coscia e sovraccoscia, sì, ho preso questo è un pollo di un'azienda agricola. Ecco, sì. altro punto importante. Altro punto importante, altro sì. punto importante, scegliamo sempre prodotti del nostro territorio. Noi in questo appuntamento settimanale veramente puntiamo tantissimo sull'artigianalità dei nostri produttori e conosceremo nel corso di queste puntate anche diversi produttori che allevano polli. Anche qui cerchiamo di scegliere prodotti nostri perché poi il gusto è completamente diverso. Sì, sì. Il sapore cambia nettamente. Sì, vuoi mettere il pollo ruspante? Ha tutto un altro sapore. Allora, qui andiamo a mettere i nostri odori. Che giocano un ruolo importante sì, qui le erbe aromatiche. Le erbe aromatiche, mettiamo... Che cosa hai inserito, Elena? Ho inserito maggiorana, rosmarino, timo. Ho evitato l'aglio perché adesso andrò a fare la cottura sotto vuoto, quindi voglio comunque un sapore... Sì, va delicato. Bene, proprio più delicato. Metto il sale. Qua, andiamo e andiamo a creare un rotolino. Rulle, sì. Quindi la pelle la dobbiamo lasciare. Sì, dobbiamo lasciarla, sì, sì. Che poi andrà che a dare anche croccantezza, diventa croccante. Andiamo a legare. Poi è anche facile collegarlo, questo è il metodo. Ci sono vari metodi anche di legare, però questo è quello un po' più veloce. Ecco qui. Beh, c'è bisogno di una certa manualità. Questo poi, ecco, tra l'altro, è l'olio zero. Questo è l'olio zero, sì. È l'olio di quest'anno. Buonissimo. Molto profumato, buonissimo, un'ottima struttura. Che andremo ad utilizzare poi per finire il piatto. Per finire il piatto. Andiamo a salare anche esternamente la nostra carne. E massaggiamo un sì. po'. Massaggiamo con un po' d'olio. Andiamo a usare è qui un che scegliamo? Dopo. Usiamo, sì. sì. Anche la scelta dell'olio è molto importante nei piatti di una cucina in un ristorante perché comunque va ad esaltare, un olio buono esalta ancora di più i sapori. Eh sì. Quindi la scelta è molto molto importante. Io direi che è fondamentale anche perché molto. L'olio extravergine d'oliva è la base della maggior parte, di tutti i piatti. È difficilissimo pensare ad un piatto che non venga preparato partendo proprio da una base con sì. dell'olio extravergine d'oliva. Adesso noi lo chiamiamo in maniera abbreviata olio evo. Olio evo, sì. Quindi è fondamentale, fondamentale. E abbiamo la fortuna qui in Abruzzo di avere davvero sì, l'imbarazzo nella scelta. Sì, tantissimi produttori, anche Montecchia, noi ovviamente eravamo a Morro d'Oro, siamo a due passi, non noi potevamo... Noi usiamo l'olio loro anche esatto. in un ristorante, sì. Noi raccontiamo il territorio sapori, sì, sì. e quindi siamo qui proprio anche per una questione di vicinanza geografica, perché la nostra Elena apprezza moltissimo quest'olio che è davvero straordinario e allo stesso tempo sì. comunque è proprio bello vedere come in un determinato territorio si utilizzino proprio quei prodotti nella ristorazione che fanno sono un po' qui. Una fotografia sì. di quelle che sono le produzioni, quindi voi qua che avete un ruolo molto importante rete anche sì, sì. fornirsi dai produttori qui della zona. Io mi metto sempre nei panni di un turista che viene qui in Abruzzo, che va a visitare anche il Molise, le nostre regioni, questi territori meravigliosi. Quando si va al ristorante comunque si cerca anche di scoprire quel territorio attraverso i sapori, quindi è fondamentale avere proprio i prodotti di quella piccola porzione di territorio. Ecco perché qui dalla sì. nostra Elena trovate l'olio Montecchia, così come altri prodotti, che sono proprio qui e quindi voi assaggiate questo territorio che è diverso da quello che trovate tra, non so, 30 chilometri. Certo, e questa è una cosa bellissima e la cucina ha un ruolo fondamentale per comunicare i nostri territori non solo qui in Abruzzo e in Molise anche, ma anche al di fuori dei confini nazionali, io direi internazionali, perché sì, poi comunque. Il sapore unisce tutti secondo me. Sì. Allora qui io ho proseguito, ho messo nel mio sacchetto adesso adatto per la cottura, vado a sigillare e porto a cottura per 70 gradi circa,
temperatura controllata con un runner per 6-7 ore. Così il sottovuoto che mi fa, mi fa assorbire al pollo tutti gli odori. Ah, ok, sì. Quindi questa cottura, che è una cottura abbastanza lenta, fa sì che le nostre carni vadano ad assorbire tutti gli aromi che tu hai inserito. E poi tutti i succhi della carne mi rimangono internamente, non vado a disperdere nulla. Anche perché ricordiamolo, questa cosa è importante, Elenia, dimmi se sbaglio, che comunque il pollo è una di quelle carni che va consumata cotta. Cotta, sì. Questa poi infatti, una volta che abbiamo fatto la nostra cottura sotto vuoto, la raffreddiamo. La cottura poi proseguirà al forno, però è una cottura un po' più veloce rispetto a quello che ho se metto a fare il pollo classico al forno, e avrà un risultato molto molto più tenero, poi come andremo a vedere dopo. Altro elemento di questo piatto è il peperone. Come lo prepariamo, sì, Elenia? Allora, andiamo a friggere. Ah, peperoni fritti, sì, che sì, bontà! Quindi togliere. Lo puliamo per bene. Sì, sì. Questi già l'avevo puliti con una pezza, cioè con un Scottex umido. Andiamo a fare un taglio grossolano. Non faccio un taglio classico di peperone arrosto, di peperone fritto. Sì, infatti sto notando una forma completamente diversa da quella che mi aspettavo. Sente qui. Spicchio d'aglio. Anche qui ho usato l'olio d'oliva. Facciamo andare un po' l'olio, facciamo scaldare un po'. Anche qui hai utilizzato l'aglio in camicia, come mai? Cioè, qual è la caratteristica di utilizzare l'aglio in questo modo rispetto ad un aglio sbucciato? Ma penso che la differenza non sia sostanziale, no, però piace schiacciarlo perché comunque rilascia intero così. Penso che non rilascia nessun... Sì, cioè la rilascia sì, però... Un po' più delicato. Rotto, sì, più delicato. Schiacciato invece le sue proprietà vengono fuori, sì, tutti i suoi odori, tutti i suoi sapori, sì. Sì, poi a me l'aglio con la camicia fa sempre pensare un po' a questi agli che si tirano fuori dal pollo al forno, no? Perché si buttano lì con la camicia e poi quando li tiri fuori... le scambi per patate. Sono anche più buone delle patate. Ma trovi l'aglio. Sì. Magari li mangi anche per sbaglio e dici, però quanto è buono. Sì, sì. E andiamo a far cuocere i nostri peperoni. Quindi li dobbiamo far friggere vivace, per bene. Sì, sì. Poi qui abbiamo un altro ingrediente che andrà a caratterizzare il nostro piatto, che sono queste bellissime cipolle in agrodolce. Sì, io sono una fan delle cipolle. Qui queste sono delle cipolle rosse, sì. Come le hai preparate queste? Queste praticamente, semplicemente, ho fatto anche qui un taglio tipo petali. Sì, come andiamo infatti a vedere, non ho fatto un taglio classico, sì. E praticamente ho messo aceto, zucchero di canna, una parte di acqua e il sale, e l'ho fatte andare sulla padella fino a che non si riducono, non assorbono tutto il liquido. Che belle, sì, è a posto, bellissime. Sì, sì. Quindi hai cercato di riproporre lo stesso taglio con peperoni. Ok. Questo non ho soffritto, poi sono varie ricette della cipolla caramellata. Sì. Io le ho fatte andare nell'aceto, quindi un po' più naturale. Sì, invece se chi vuole può anche soffriggere, mettere zucchero di canna, un pizzico di sale e sfumare con aceto balsamico oppure quello che si preferisce. Bene. E facciamo stufare finché li aiutiamo con dell'acqua. In questo caso qui l'acqua l'ho messa nell'aceto. Benissimo. Nel frattempo abbiamo tirato fuori dal forno la nostra sovraccoscia di pollo, che è profumatissima e ha fatto questa crosticina meravigliosa. Sì. Quindi facciamo un brevissimo recap. Allora, sì, prima cottura sotto vuoto, a bassa temperatura, per, ricordiamo un po' i tempi, per 6-7 ore a 70 gradi temperatura controllata nel runner. Dopodiché togliamo dal sottovuoto. Oppure se lo vogliamo conservare, che non lo facciamo subito, acqua e ghiaccio
così blocchiamo subito la cottura e tutta la... Ok. Sì, e poi apriamo il nostro sottovuoto, lo andiamo a mettere in forno. Sempre mettiamo un filo d'olio, poco, perché già ho massaggiato in precedenza. Sì. E lo rimettiamo al forno. A 180 gradi. 180 gradi, sì. Per una mezz'ora all'incirca, quando vediamo che si è formata la nostra crosticina. Eccola qui, super super croccante. Sì. E quindi il nostro, come vedete, è una ricetta anche tutto sommato abbastanza semplice, però insomma con questi passaggi, queste cotture differenti, il gusto ovviamente è veramente veramente notevole. Sì. Allora, sì, mentre i nostri peperoni vanno, continuano ad andare. Non spegnere. Ecco qua. Facciamo attenzione, altrimenti si può anche rompere. Eh sì, beh, qui bisogna essere bravi a legare, secondo me, per far sì che poi quando si va a togliere, sì, sì, bisogna avere la giusta tecnica. La giusta tecnica, perché per... altrimenti se entra troppo nella carne, sì, poi rischiamo di romperla. Ed eccola la nostra sovraccoscia pronta per essere tagliata. Sì, andiamo un pochino a pareggiare i bordi, diamo un taglio netto e deciso. Comunque il profumo che si sente è proprio quello della domenica. Sì. Io vorrei che i nostri telespettatori potessero sentire il profumo di questa preparazione incredibile, perché si sente ovviamente il profumo della carne del pollo, che come abbiamo detto è veramente inconfondibile e fa subito domenica nelle, sì, nostre case. Ma poi arriva anche il profumo di queste erbette aromatiche che hai inserito all'interno. Sì, quelle sprigge, come dicevo, il sottovuoto aiuta tanto a dare sapore, comunque a trattenere tutti gli odori. Benissimo. Adesso... qui abbiamo i nostri peperoni che sono pronti. Poi pollo e peperoni, un matrimonio riuscitissimo. Ecco qua, andiamo a dare colore e sapore. E come avete visto fin qui, tutto sommato, l'olio semplice, l'abbiamo, sì, utilizzato, sì, quasi sempre, ma in maniera molto dosata, per, sì, massaggiare la carne, per soffriggere i nostri peperoni. E adesso aggiungiamo questi bei petali di cipolla in agrodolce. È proprio domenica oggi insieme a te, Elenia. È proprio domenica. Ecco qua. Prendiamo il nostro fondo, come dicevo prima, che abbiamo ricavato dalle carcasse del pollo. Bellissimo, Elenia, mamma mia che super piatto che hai fatto. Qui abbiamo i nostri odori. Andiamo a dare un tocco di verde. Ecco qui. E dulcis in fondo, sì, il vero protagonista di questo piatto. Sì. Vai, Elenia. È l'olio di Montecchia, l'olio nuovo. Che praticamente accenderà ancora di più questo piatto. Mamma mia, quanta bellezza, quanta domenica, lo posso dire. Questo è proprio il piatto perfetto per la domenica in nostra compagnia. Abbiamo fatto in questa puntata un viaggio meraviglioso, davvero emozionante, nel corso del quale abbiamo conosciuto questa splendida famiglia, l'azienda Montecchia, che produce quest'olio meraviglioso, e famiglia alla quale la nostra Elenia ha dedicato questo piatto. Oggi è domenica e non poteva fare scelta migliore. Io la ringrazio. Grazie Jennifer, grazie a voi. Ringrazio la famiglia Montecchia, ringrazio tutti voi per averci seguito e vi ricordo che l'appuntamento con i nostri racconti di gusto, cucina e territorio è per ogni domenica alle 13 su Rete 8. Vi aspetto per fare dei meravigliosi viaggi insieme alla scoperta dei nostri territori.